Quelle che vedete qui alle mie spalle sono delle unità abitative costate alla collettività e quindi ai cittadini meranesi più di 2 milioni di euro. E come potete immaginare, queste unità non verranno assegnate a famiglie bisognose, ragazze madri, padri separati, invalidi, anziani, no, nulla di tutto questo. Quello che vedete è il nuovo campo nomadi, costituito da delle vere e proprie villette. Ma la follia non è ancora terminata, non è terminata perché questa amministrazione, formata da Verdi, PD, Espope e Alleanza per Merano, è andata a stanziare altro denaro pubblico affinché ogni unità fosse dotata di un piccolo angolo cottura da 9.000 euro. Avete sentito bene? 9.000 euro di piccolo angolo cottura. E questo non lo inventiamo noi, ma lo si trova all'interno della determinazione 520 datata 16 marzo 2018. Noi crediamo che questo sia inaccettabile a fronte di tutte quelle famiglie che sul Merano hanno realmente bisogno. E vediamo che questa amministrazione sta dando ai nomadi delle villette con piani cottura di lusso, ai profughi appartamenti ristrutturati e arredati, appartamenti comunali saltando ogni tipo di graduatoria, mentre ai cittadini meranesi per bene solo ed esclusivamente delle porte in faccia.